La costruzione della lira parte da un blocco di legno, in questo caso è un blocco di ciliegio. Ci vuole un legno molto stagionato, almeno 10-15 anni. Si prendono giustamente le misure precise dove sul legno, calcolando le venature e tutto il resto. E poi successivamente viene tagliata alla sega a nastro ed esce fuori la forma. Questa forma qua poi viene disegnato la cassa armonica che viene scavata a mano. La sgorga e gli altri vari strumenti. Stampelle, mano a mano. Allora, con la tavola armonica viene calcata la sagoma della lira. Così. Ci vengono poi disegnati fori di risonanza. Viene tagliata sempre con il seghettino. E poi viene incollata sulla lira. Una volta incollata la tavola armonica, con la carta vetrata levighiamo tutto il corpo della lira e poi si costruiscono i piroli al tornio fatti a mano e vengono montate le corde. Si costruisce il ponticello. Poi facciamo la cordiera, montiamo il tutto e poi c'è l'accordatura finale. E vengono accordate in base alla tonalità che si bisogna usare, accordiamo le corde. La lira è uno strumento musicale che è stato portato in Calabria dai greci, risale a 1000 anni fa. Infatti ci sono dei reperti al Museo di Reggio Calabria della prima lira costruita con un guscio di testuggine. Questo strumento è stato usato maggiormente nella parte grecanica della Calabria, o meglio le zone di Locri, di Siderno, fino agli anni 20, che poi durante la guerra è stata abbandonata, ma maggiormente veniva usata dai pastori o giusto nelle campagne, accompagnata dai tamburelli o dall'organetto, dalle zampogne, comunque tutti strumenti che fanno parte della tradizione culturale della Calabria. Allora, questo strumento praticamente è formato dal corpo, che è un pezzo unico di legno molto stagionato. E poi c'è la tavola armonica, i fori di risonanza, il ponticello, la cordiera, l'anima che è fatta in canna e vengono montate le corde in base alla tonalità che si vuole usare si accordano le corde. Allora, ora accordiamo. Userò la tonalità in Sol, quindi le corde verranno accordate in la prima, che è il candino, in La, poi il bordone, in Re, e la corda che mantiene la tonalità in Sol. L'archetto invece viene fatto da un ramoscello di ulivo selvatico e vengono montati i crini di cavallo. Le corde sono fatte, vengono usate allora quelle di nylon, in questo caso, che
che sono molto più pratiche e molto più resistenti, ma si usano le corde di budello che sono molto più armoniche, molto, hanno un suono molto più dolce. Di aprire il laboratorio per costruire le lire proprio qua, così, che è nel borgo dove sono cresciuto, dove sono nati i miei genitori, ed è un borgo che valorizzato, e questo penso sia un modo per valorizzarlo, almeno in quello che posso fare.